Grazie Presidente. Per sostenere questo emendamento e per spiegarne le ragioni. Questa riforma ci è stata spiegata e venduta come il superamento del bicameralismo paritario e insieme a questo avevamo tutto il corollario di propaganda, appunto maggiore efficienza, semplificazione, costi, di cui ha parlato anche il mio collega Toninelli. Ora, sul superamento del bicameralismo paritario vi è un ampio consenso, io credo, nel Paese e nel Parlamento. Si poteva fare il superamento del bicameralismo paritario, ci sono metodi che si potevano banalmente copiare, che sono già nel mondo, presenti e funzionanti. Ne cito due velocemente. Si poteva semplicemente diversificare le funzioni delle Camere, diminuire il numero dei parlamentari in maniera proporzionale tra Camera e Senato, e assegnare funzioni diverse, quindi magari la fiducia alla Camera e un ruolo di forte controllo al Senato. Oppure si poteva invece pensare a un altro tipo di bicameralismo non paritario, quello ad esempio sul modello tedesco, in cui si mettono al centro il federalismo, il regionalismo, quindi non si tolgono poteri alle regioni come fa questa riforma costituzionale, ma si coinvolge nel governo nazionale anche i Länder, ovviamente con l'idea che al Senato siano rappresentate le istituzioni e non il ceto politico locale. Ora invece qui abbiamo di fronte a noi una terza e originale proposta, che è il metodo Renzi, che non esiste in nessun paese del mondo, che è fatto in questo modo. Io invito tutti i deputati che sono presenti qui a leggersi l'articolo 1. Vedete, non troverete una sola funzione esclusiva del Senato in questo modello, cioè il Senato sostanzialmente non ha poteri specifici, e troverete invece una serie di formulazioni che vi vado a leggere, tipo il Senato concorre a, il Senato esercita funzioni di raccordo, il Senato partecipa alle decisioni, e devo dire che il testo è stato ulteriormente peggiorato in commissione alla Camera, perché le poche funzioni che il Senato aveva, per non avere dubbi e per non correre rischi, sono state tolte. Allora io mi chiedo, a cosa serve questo Senato? Perché stiamo votando questa riforma costituzionale? Io ho provato a darmi delle risposte. Occorreva dare un contentino alle regioni, visto che gli si toglie contemporaneamente poteri, per cui si fa il Senato delle autonomie, ma si tolgono poteri alle regioni. Bisognava forse fare un Senato di questo genere perché ci si rendeva conto che il Senato non può essere il dopolavoro di qualcuno, non può essere il dopolavoro dei consiglieri regionali o dei sindaci. Io invece vi do un'altra risposta, perché guardate, il signor Renzi, presidente del Consiglio Renzi, che fino ad oggi si è contraddistinto appunto per l'efficienza, il taglio dei costi, avrebbe potuto semplicemente pensare a un sistema monocamerale. Perché non ha pensato a un sistema monocamerale? Io mi sono dato una risposta, che è il combinato disposto tra questa riforma e la legge elettorale. Perché con un sistema monocamerale non avremmo potuto certamente fare una legge elettorale che dà il 55% dei seggi a un partito, e perché l'unico vero scopo di questa riforma non è la riforma del bicameralismo perfetto, è il rafforzamento dell'esecutivo, con il voto a data certa, con una Camera sola che dà la fiducia e appunto con la legge elettorale. Allora, perché sia chiaro e resti agli atti, noi non siamo contrari alla riforma del bicameralismo perfetto, siamo contro a sistemi che vanno verso un rafforzamento dell'esecutivo, senza però le garanzie dei sistemi addirittura presidenziali, e siamo contro a un Senato che di fatto non esiste e a un monocameralismo di fatto. A questo noi siamo contrari, per questa ragione sosteniamo l'abolizione dell'articolo 1. Grazie.